Eccoci qui, siamo con Mister Novelli. Allora, che dire di questo pareggio? Beh, il pareggio è avvenuto, a mio avviso abbiamo avuto momenti di partita nella prima parte dove abbiamo degli spazi diversi, dove molte volte siamo partiti molto in parti centrali, dove potevamo aprire il campo e fare qualcosa di diverso. E negli ultimi 30 metri abbiamo cercato di insistere in parti centrali dove loro erano chiusi e potevamo fare qualcosa di diverso sull'esterno, però questa è anche una situazione, secondo me, a mio avviso, che bisogna allenare anche la mente a convivere e avere pazienza con le squadre che si trovano basse e chiuse e di fare qualcosa di diverso, perché quando sono basse e chiuse non c'è profondità alle loro spalle. E allora là dobbiamo trovare spazi diversi di quelli che abbiamo fatto nei primi 30-35 minuti. Nel secondo tempo abbiamo trovato più spazio poi in via esterna. Una pazienza che ci aveva premiato, avevamo trovato il gol e poi c'è stato il calcio di rigore. È un fattore di crescita anche questo, perché c'è il rammarico, perché se non erro abbiamo preso 3 rigori. Tre rigori che secondo me si poteva fare qualcosa di diverso, però fa parte anche di una crescita di squadra e a livello singolo, per capire, e a livello collettivo, perché a volte quando hai le possibilità riparti, hai possibilità di fare il secondo gol, anche se commetti un errore lo stesso sei in avanti. Purtroppo c'è dispiacere, perché tra Certaldo queste due partite penso che meritavamo molto di più, e se il campo ha dato il suo responso vuol dire che dobbiamo lavorare molto molto di più in alcune zone del campo, capire alcune zone del campo, e nell'attenzione di non commettere alcuni errori che poi ci costano punti. Trovate assegnato? Sì, Trovate assegnato, ha fatto una buona partita. E questo deve essere, ma non solo per lui ma per tutti noi, una crescita, soprattutto in momenti di difficoltà, soprattutto, come ripeto, quando non ci sono degli spazi e bisogna avere la pazienza poi di andarla a ricercare, e non distinto ma con la testa.